sono molto 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 più buone. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video. Sono nel mio soggiorno, come avete visto dal video home tour, e come vedete dai miei vlog, la mia stanza cosmeticosa, quindi quella in cui realizzo i miei prodottini, le mie ricette naturali, ma anche in cui vi registro i video, ancora non è stata realizzata, cioè è piena di scatoloni, quindi devo ancora sistemarla. Vi farò vedere, casomai vi farò un video, vi farò vedere come la sistemo, quindi adesso ci dobbiamo arrangiare. Però sto qua nel mio soggiorno shabby chic, almeno sto sul divano bella comoda, e vi voglio fare tanto tanto un video su come ritornare in forma dopo le feste, perché me l'avete chiesto veramente in tante. Alcune di voi mi hanno chiesto, anche ragazze che mi seguono, anche giovani, mi hanno chiesto consigli su come ritornare in forma, avere un'alimentazione sana. È bello insomma che anche le ragazze giovani si interessino alla salute, allo stare in forma, e io ci tengo a insomma a indirizzarle, dargli un messaggio sano su quello che è il cibo, che è un nostro amico, non è un nemico, quindi è giusto insomma prendersi cura di sé. Però visto che in giro nel web ci sono a volte un po' dei messaggi negativi che vengono dati con questa ricerca ossessiva, la magrezza, insomma, che veramente non mi piace. Addirittura ci sono delle diete tutte sballate, che veramente mangiano solo frutta e verdure, veramente non so come fanno a sopravvivere. Io morirei dopo mezza giornata, che mi darei a capate nel muro, perché insomma non posso stare senza mangiare. Però veramente ci tengo a questa cosa, quindi ve lo faccio con piacere questo video, perché vi voglio trasmettere un messaggio positivo. Adesso vi dirò i miei consigli, che sono molto 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 validi. Mi raccomando però, queste regole e questi consigli che vi do, fateli soltanto per un periodo limitato, cioè non sono cose che si devono fare per tutta la vita, ma semplicemente dopo le feste, che magari avete mangiato un po' di più, siete un pochino gonfie, quindi volete tornare in forma, fate queste cose per un paio di settimane, e insomma giusto per perdere qualche chiletto, per sgonfiarvi un pochino. Fatelo solo se è necessario, se ne avete bisogno, se già siete magre. Io ad esempio sono magra, quindi io continuo a mangiare normalmente o dopo le feste, ma anche voi, se avete seguito i miei consigli, che vi ho fatto il video prima delle feste, sicuramente non siete ingrassate, quindi io sto in forma tutto l'anno, non ho bisogno, anche se ho mangiato tantissimo. Vi dico come feci io quando sono dimagrita, come ho fatto, in modo semplice, insomma senza stressarsi, senza fare troppi sacrifici. Cosa importantissima che magari non ci avete mai pensato, però è veramente importante e fa la differenza: andate a fare la spesa solo quando non avete fame. Cosa vuol dire? Che se voi avete fame, andate a fare la spesa, automaticamente comprerete più del necessario e comprerete tante schifezze, perché avete fame e vi fa gola un po' tutto. E guardate, non ci credete, ma è vero, andate a fare la spesa dopo pranzo ad esempio, che trovate anche meno confusione, tipo appena dopo mangiato, oppure fate una bella merenda il pomeriggio prima di andare a fare la spesa, così state a pancia piena e ragionate di più, non vi fate colpire da patatine, biscotti e robe varie, e scegliete gli ingredienti sani, guardate le etichette dei prodotti. Seguitemi anche sul secondo canale, mio canale di cucina, faccio anche tanti video sui prodotti al supermercato, e quindi parlo degli ingredienti, come scegliere i prodotti, quindi non prenderli con troppo zucchero, con grassi idrogenati. Evitate quando andate a fare la spesa prodotti confezionati con grassi idrogenati, monodigliceridi, di acidi grassi, olio di palma, tutte queste schifezze confezionate. Preferite un'alimentazione fatta in casa, merende sane fatte in casa. Sul mio secondo canale vi ho fatto ad esempio la ricetta dei tortini, vi ho fatto la ricetta del porridge, sono tutte cose sane, anche biscotti fatti in casa sono migliori, o almeno sceglieteli integrali, sceglieteli senza le solite schifezze. Quindi dovete abolire le marche, quelle sapete insomma, senza che le nomino, quelle famosissime che hanno tante schifezze nei loro prodotti, perché anche i cibi confezionati, industriali, eccetera, tutte queste cose anche fanno ingrassare, anche conservanti, gli additivi, sono tutte cose in più che non fanno alla salute, ma fanno anche ingrassare. Evitate di comprare schifezze inutili, perché se le avete in casa automaticamente le mangiate, quindi non vi riempite la casa di tutte queste schifezze, e preferite merende e colazioni sane a base di frutta. Il fatidico detto: una mela al giorno toglie il medico di torno. La mela, ma tutti quanti la snobbano, ma è
così buona la mela, e tutti quanti si dimenticano di mangiare la mela. La mela è un ottimo ingrediente per una merenda, ad esempio. Non mangiate la frutta appena dopo mangiato, ma mangiatela come merenda, cioè voi come merenda, anche non solo una mela ovviamente, quindi mangiate una mela, vi potete mangiare anche una pera, insomma un paio di frutti, una bella tisana, e avete fatto una merenda sana. Oppure volete dei biscotti con buoni ingredienti, 2 o 3 biscottini oppure 2 fette biscottate, un bel tè, una bella tisana, avete fatto una vostra merenda. L'importante è che voi mangiate, non dovete fare digiuni, non dovete stare senza mangiare, perché è peggio, avrete ancora più fame. Dovete mangiare ad ogni passo, dovete mangiare 4-5 volte al giorno, sempre, però cose sane. Cioè la mattina vi svegliate, non esiste saltare la colazione, si fa colazione con ricette sane. Ad esempio vi consiglio tantissimo il porridge, l'avena. L'avena è un prodotto che veramente vi straconsiglio, perché aiuta a perdere peso e a combattere la cellulite, ed è tanto tanto saziante, vi fa passare la fame. La crusca d'avena, ad esempio, questa ve l'ho fatta vedere sul mio secondo canale, io la compro al supermercato, in qualche recensione di prodotti al supermercato, e vi ho fatto la ricetta del porridge, andatela a vedere, che è buonissimo, è una cosa che vi sazia, vi dà tanta energia, quindi vi sentite dei leoni, vi fa fare tanta pli pli e tanta pupù, insomma, perché la cosa importante è anche fare la pipì e fare la pupù, lo so che sono discorsi, però è importante regolare l'intestino. Questa vi fa andare in bagno, una cosa tremenda, vi sgonfia l'avena ed è buonissima. Quindi ve la straconsiglio. Fare una cena leggera, quindi non abbuffarsi troppo la sera. Se volete perdere peso, mi raccomando, io sto dando questi consigli non per una persona tipo come me, magra. Io mangio per esempio pasta, carboidrati, pizza sera, mattina, cioè non mi interessa, anche perché poi mi alleno, quindi ho bisogno di carboidrati. Quindi vi sto dicendo come fare per dimagrire, per chi vuole dimagrire, quindi non per chi è già magro, ma per chi vuole dimagrire un 2-3 settimane, così per perdere qualche chilo e sgonfiarsi dopo le feste. Ok, spieghiamo questa cosa, queste cose che vi sto dicendo. Vabbè, ovvio che mangio sano, la tisana eccetera lo faccio pure io, però adesso ad esempio vi sto dicendo limitare i carboidrati la sera, ma non è una cosa che io faccio. Io che adesso sono magra e con un equilibrio e che non ingrasso e con un metabolismo molto molto veloce, io mangio carboidrati anche la sera, pizza tranquillamente, tutto quello che voglio. Quindi vi sto dicendo semplicemente come fare se volete dimagrire: limitare i carboidrati la sera, ossia la pasta, il pane, ma soprattutto i cibi lievitati, i carboidrati, pasta, il riso eccetera, in piccole quantità, ok, vanno anche bene, ma quello che vi consiglio di limitare sono quelli con il lievito, perché il lievito gonfia, il pane e la pizza, tutte queste cose qua, soprattutto la sera, gonfiano tanto, quindi è meglio limitarle o evitarle. In sostituzione del pane, queste cose qua, vi consiglio di provare, che sono buonissime, le gallette di riso o di farro o di avena, di qualsiasi cereale, perché hanno un contenuto calorico veramente bassissimo, non hanno lievito, quindi cosa importantissima, e sono buone, cioè potete mangiare anche 2 o 3 di queste, vi saziano tanto tanto tanto. Io le adoro le gallette, veramente le mangio proprio tantissimo per accompagnare i piatti, mi piacciono tanto tanto tanto. E queste qua sono gallette di riso integrale, ma le mie preferite in assoluto sono queste qua che stanno finendo, appunto perché sono preferite, quindi le mangio, le faccio fuori così come se nulla fosse. Queste ve le ho mostrate più spesso sul mio secondo canale, sono gallette di farro che compro al Conad in particolare, ma anche alla Coop e negli altri supermercati. Mi piacciono tantissimo di più quelle di farro, già ve l'ho detta sta cosa, rispetto a quelle di riso, perché hanno un sapore più intenso, sono più croccanti. Quelle di riso sembra poco che non sanno di nulla, sembra che mangi l'aria, a volte infatti alcune ragazze hanno detto come fai, non sanno di nulla. Provate quelle di farro, ragazzi, sono molto 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 più buone. Se avete ancora fame dopo di cena, preparatevi un bel piattino di verdure crude che saziano tanto, che ve le sfranocchiate, la carota, il cetriolino, il finocchio tantissimo aiuta a depurarvi, vi sazia tanto ed è molto buono, io lo adoro il finocchio. Ci potete mettere sopra un poco di limone, quello che volete voi, vi aiuta tantissimo. Un bel piattino di verdurine, ve lo sgranocchiate dopo cena, vi saziate, tisana, argomento tisana, ogni sera va bevuta la tisana, io ancora adesso la bevo sempre perché mi piace tantissimo, la mia preferita di questo periodo. Vi ho fatto il video con tutte le tisane, ve l'ho fatto qualche anno fa, casomai ve lo lascio in sovraimpressione.
La mia preferita del momento è questa qua, tisana leggerezza, con finocchio e boldo. Vi avevo mostrato già quella là, tisana rilassante, sul mio secondo canale, in qualche video ve l'avevo mostrata. Adesso ho trovato questa qua leggerezza, che è super super sgonfiante, contiene tante piante e tanti ingredienti che fanno benissimo per sgonfiare la pancia e appunto andare in bagno e tutto. E questa qua mi piace anche tantissimo, questa della Nea Vita, che appunto in quel video delle tisane che vi ho fatto qualche anno fa già ve la mostrai, e ce ne sono tante. Questa gelata di vita è troppo troppo buona, veramente sa di mela, di tutte cose buonissime, e io le compro anche al supermercato, dappertutto, veramente si trovano. Comunque le tisane, qualsiasi bevete, è sempre sempre buona. A proposito delle tisane, sul mio blog www.caritadolce.com vi ho pubblicato proprio ieri il post con tutte le tisane mie preferite del periodo, quindi andatelo a vedere, casomai vi lascio il link qua cliccabile in sovraimpressione. A proposito di cose da bere, per sgonfiarvi la mattina appena svegli, un bicchiere di acqua tiepida con mezzo limone premuto. Questo qua, se lo bevete appena svegli a stomaco vuoto, bevete questo, vi aiuta tantissimo a depurarvi. Poi dopo mezz'ora fate colazione. Cosa importantissima, attività sportiva. Voi sapete che io come attività sportiva faccio sala attrezzi, quindi faccio palestra, insomma, appunto per mettere massa. Non faccio cardio, perché non ho bisogno di bruciare. Se invece dovete perdere peso, come anche io in passato ho fatto, dovete fare principalmente cardio. Quindi cosa dovete fare? Dovete correre sul tappeto, che io adoro. Io non lo faccio, ma io lo adoro, adoro correre, mi piace tantissimo. Mettetevi sul tappeto oppure andate in giro, vi imbacuccate e correte. La corsa è la cosa migliore sportivamente parlando per dimagrire. Oppure se avete problemi tipo come me, che ho problemi alla schiena o a legamenti o a quello che volete voi, non fa niente, non correte, camminate a passo svelto. Meglio ancora se lo fate sul tappeto, posizionatelo in salita, camminate a passo svelto. Se per strada, camminate a passo svelto normale. Se lo fate una mezz'oretta ogni giorno, ma anche 2-3 volte a settimana, magari a un'oretta, vi aiuta tantissimo, e questo vi aiuta tanto 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 a perdere peso, è la cosa fondamentale. Diminuite il sale, che favorisce la cellulite, usate sale rosa, come faccio io, sale rosa dell'Himalaya, lo sapete che è molto più leggero, non fa salire la pressione e non fa venire la cellulite. E diminuite i condimenti. Evitare assolutamente condimenti tipo burro, strutto, queste cose qua, evitare quello, ad esempio io anche continuo ad evitarlo perché comunque mangio sempre sano, solo olio extravergine di oliva, preferibilmente a crudo, quindi ad esempio se fate una pasta, una cosa qua, lo aggiungete a crudo, che vi fa benissimo e vi fa andare di corpo. Evitate ragazze qualsiasi tipo di integratore, pillole, queste cose qua che promettono di far dimagrire, c'è tutto un marketing dietro, evitate, io vi voglio bene, lo sapete, vi dico sempre state attenti a tutte queste cose, state attenti a chi dice che promuove queste cose, perché ci sono degli interessi dietro, state attenti, lasciate perdere. Il cibo è la vostra migliore medicina, è quello che vi aiuta, cibo e sport, non c'è bisogno, c'è già tutto nel cibo, e vi ho parlato dei cibi che vi aiutano a dimagrire, sono naturali, non fanno male, non c'è bisogno di prendere le pasticche, le robe, le tisane vi ho parlato dell'avena, sono cibi naturali che fanno bene, l'ananas ad esempio, un cibo che sgonfia tanto, fa bene, il limone, la frutta e la verdura in generale, cereali integrali, mangiate quelli là, a pranzo ad esempio un po' di pasta la potete mangiare anche se state facendo una dieta, vi fate un bel piatto di pasta integrale, non c'è bisogno di avere sacrifici, di desiderare la pasta, desiderare le cose, no, vi fate la pasta integrale con un bel sughetto di pomodoro, un filo d'olio a crudo e avete mangiato sano. E se poi fate un poco di corsa, state sicure che perdete peso e vi sgonfiate e state in forma, soprattutto in salute. Vi ho detto già quindi di diminuire i cibi confezionati con tutte le schifezzine, diminuite anche i salumi e i formaggi, molto spesso, anche a me capita, non si ha tempo per cucinare, si va di fretta, si apre il frigo, si prende prosciutto, si prende formaggi, queste cose qua a lungo andare non fanno bene perché contengono molto sale, sono insaccati, e ricordiamoci che i formaggi sono molto molto grassi, quindi limitateli. Altra cosa importantissima, ragazze, limitare gli zuccheri proprio quelli là che fanno male, lo zucchero bianco, quindi ad esempio gelati, dolci di pasticceria, tutte quelle torte, non parlo di cose fatte in casa, ma proprio tutte quelle cose confezionate, tutte quelle schifezze, quelle ciambelle, quelle caramelle, tutte quelle robe,
quelle robe là fanno proprio male, fanno ingrassare ma fanno proprio male, quindi evitare queste robe qua. Se dovete dolcificare, preferite invece dello zucchero bianco un dolcificante più dietetico, quindi con meno calorie, più naturale, che non fa male, soprattutto come lo sciroppo d'acero, lo sciroppo d'agave o la stevia, oppure se volete tutta più zucchero integrale di canna, sempre senza esagerare se dovete dimagrire. La stevia ad esempio e lo sciroppo d'agave, lo sciroppo d'acero hanno un potere dolcificante molto maggiore dello zucchero bianco, quindi ne basta pochissimo, dolcificano e hanno molte molte meno calorie, quindi non fanno ingrassare. Cosa importantissima ragazzi, state attenti anche ad esempio a ingredienti che non vi aspettate ma che fanno ingrassare perché contengono schifezze, ad esempio come il dado, il famoso dado, quello là insomma famosissimo, contiene esaltatori di sapidità, ingredienti che comunque sono molto grassi, fanno male e fanno ingrassare, quindi fate attenzione a queste piccole cose, le bevande gassate, tutte queste cose confezionate, anche questi minestroni confezionati, non parlo del surgelato perché il surgelato quasi sempre sono solo verdure surgelate, parlo di quelle minestre, minestrone in scatole eccetera, no? Quelle là spesso c'hanno all'interno anche gli zuccheri e grassi che uno non se l'aspetta, però se tu magari dici voglio fare la dieta ma mangio per tutta la settimana sti minestroni, sti minestre, queste robe confezionate, in ognuno ci sta zucchero, grassi, qua là, che tu non ti aspetti, quindi per tutta la settimana hai mangiato zuccheri e grassi, che era meglio se ti facevi una pizza, a quel punto ti mangiavi un gelato, almeno te lo godevi. Quindi no, facciamoli in casa, tutte le minestre, le verdure, tutte le cose. Vi consiglio anche i legumi che sono una fonte di proteine e fanno benissimo, legumi e cereali integrali, ad esempio questo qua vi volevo far vedere che l'ho comprato di recente ed è troppo troppo buono, riso integrale lenticchie, prodotto biologico, l'ho comprato al supermercato. Quindi riso integrale con le lenticchie, è un pasto completo, magari ci mettete anche un'insalatina vicino e avete fatto, perché avete mangiato i cereali integrali che sono sani e le lenticchie che sono le proteine, ed è veramente ottimo, vi riscaldate. Poi in questo periodo io adoro le minestre, le zuppe, quindi ragazzi anche il brodo, tutto, fate tutto voi in casa. E mi raccomando, seguitemi anche sul mio secondo canale, dove nei prossimi giorni ho intenzione di caricarvi nuove ricettine, sia dolci per merende e colazioni sane e leggere, ma anche proprio per pranzo, cena, vi voglio dare tanti spunti, e farò anche una nuovissima cosa detox, quindi non vedo l'ora di farmela. Vi lascio il link nel box informazione, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando un pollice in su se vi è piaciuto questo video e fatemi sapere nei commenti voi cosa state facendo, come, se vi trovate in questi consigli, se avete trovato benefici da questi consigli che vi do nei miei video, come fate voi, insomma scambiamoci dei consigli, perché molte cose le imparo anche da voi, siete anche voi che mi date dei consigli, quindi leggete ragazzi sempre sempre commenti che sono importanti. Vi mando tanti baci, vi voglio troppo bene, siete bellissime, belle in forma siete, come il mio libro, no veramente, a parte scherzi, sicuramente siete belle, non vi fate troppi troppi problemi, anche qualche chilo in più non fa nulla, fatelo soprattutto per la salute. Muah.